Allora, sappiamo che hai fatto anche un CD con le tue musiche, ci puoi spiegare come sta andando e come è nata questa idea? Sì, ho fatto un CD di musiche mie per pianoforte, pianino e armonium. E sono musiche che sono sgorgate praticamente da sole, per quello io ho dato il titolo Sorzia, che in dialetto nostro di Vianino vuol dire sorgente. 9 danze da un mondo inapparente, perché come l'acqua lavora sotto, non si vede, poi a un certo momento sgorga e porta vita, no? Quindi io questo CD sta andando bene perché ho fatto concerti già di presentazione, penso che ne farò ancora uno a Parma, ma ancora non so bene la data. Poi in Natale, per Natale faremo una promozione di vendita di questo CD, che per ora è in vendita al Music Mill di Parma e poi è in vendita anche al Ceres, sempre a Parma, è in vendita anche alla Mondadori, all'Eurotorri, presso la Mondadori, e poi sarà su Amazon presto, perché è una cosa che è appena sgorgata, appunto. Appena fresca, sì. Proprio come il titolo. Sì, proprio come il titolo. Sono 9 danze ispirate, diciamo, alla danza francese, perché comunque ci sono ballerini che si incontrano e fanno danze tipo mazurche, valzer, e io ho visto che sono sempre suonate con strumenti acustici dal vivo, con i musicisti che guardano i ballerini e stanno, diciamo, mentre suonano, stanno al loro passo e cercano una sinergia con il ballerino e quindi col pubblico. Io da sempre ho cercato di ho ricercato la sinergia col pubblico e non il distacco tra musicista e pubblico, e quindi ho voluto fare un CD in questo. Il CD è stato tutto registrato senza tagli, senza, il più naturale possibile, senza manipolazioni da parte dei tecnici audio. Quindi naturale, proprio come si sente. Sì, proprio come si sente. Perfetto, grazie. Grazie a voi.